Amici sportivi di Spazio 5, siamo in compagnia di Matteo Volpe, giocatore del Pasta. Matteo, due vittorie in due partite, direi un buon modo per iniziare il campionato. Sì, è un buon modo per iniziare il campionato, soprattutto perché siamo una squadra nuova, siamo arrivati diversi giocatori nuovi, e quindi abbiamo iniziato bene, diciamo, con un buon piede. Speriamo di fare sempre meglio, soprattutto visto che non ci conosciamo ancora tanto, sono le prime partite, quindi speriamo di continuare così. Siete riusciti a portare a casa il risultato nonostante il Villa Sport non abbia mai mollato, forse però qualche imprecisione sotto porta. Quello sì, dobbiamo migliorarci ancora tanto sotto porta, come ho già detto prima siamo molti ragazzi nuovi, quindi i meccanismi sono ancora da rodare, però siamo riusciti a portare a casa la partita anche perché siamo un bel gruppo, ci teniamo a fare bene quest'anno, ci tiene tanto il mister, la società, e quindi speriamo di fare bene tutto l'anno così come abbiamo fatto stasera, anche se con difficoltà, però siamo riusciti a portarla a casa. Siamo in compagnia di Sergio Luisona, allenatore del Villa Sport. Sergio, nonostante il passivo iniziale di 2-0 a favore del Pasta, siete riusciti a recuperarlo, però poi nel secondo tempo sono di nuovo passati in vantaggio loro. Cosa è successo e cosa secondo te è mancato? Allora, questa sera il primo tempo è andato così così, ci sta il 2-0 loro, ci sta tutto quello che è successo. Certo che nel secondo tempo, il primo quarto d'ora, speravo che veramente la partita finisse in maniera diversa, perché abbiamo pressato, siamo saliti bene, abbiamo fatto delle belle cose. La cosa che mi dispiace è che io stasera non riesco a mettere 5 giocatori dell'anno scorso, io non, ne ho solo più 4, quindi non riesco neanche a fare la formazione dell'anno scorso, è dura, però si lavora, si fa, andiamo avanti. Quindi pensi che comunque il problema principale sia l'amalgama del gruppo? Beh, questo si vede nella fase difensiva decisamente, le cose non funzionano molto bene. La voglia c'è, loro finché continuano a venire a tutti gli allenamenti va benissimo, io spero in un girone di ritorno un po' diverso, ma vabbè, speriamo. Siamo appena all'inizio di quello di andata comunque. Sì, però se i risultati sono questi, dopo una partita in cui loro nel primo quarto d'ora del secondo tempo riescono ad andare parecchio in difficoltà, benché sono in vantaggio, benché sono in casa loro, benché giochiamo in palestra e noi giochiamo all'aperto, sì, le prospettive sono buone, però non lo so, troppa gente nuova, troppa gente che arriva dal calcio a 11, per fortuna il calcio a 11 è uno sport diverso, il calcio a 5 lo sta diventando decisamente, ci va più tempo, fa lo stesso.